Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video torneremo a parlare di emozioni e del modo in cui creiamo la nostra realtà. Nella fattispecie, in questo video intendo parlare del momento che noi stiamo attraversando e di come possiamo utilizzarlo per processare le nostre emozioni. E questo periodo complicato può essere utilizzato proprio per le enormi sollecitazioni emotive a cui tutti siamo sottoposti, per orientare la nostra vita verso una modalità sostenibile e fare pace con quelle parti di noi che si sentono destabilizzate, per creare un nuovo equilibrio emotivo e per imparare a processare le proprie emozioni, cioè a viverle sino ad arrivare all'origine, avendo come finalità l'accettazione di quello che stiamo vivendo, trovare uno spirito costruttivo in tutto ciò che ci accade. A questo proposito vi volevo parlare della teoria di Elisabeth Kubler-Ross. Chi è Elisabeth Kubler-Ross? Era una psichiatra di origine svizzera che è vissuta negli Stati Uniti e che si è occupata a lungo degli aspetti psicologici di chi stava vivendo il fine vita, dei loro familiari. Ovviamente noi non ci troviamo in questa situazione, ma sicuramente gli imponenti cambiamenti che si stanno verificando intorno a noi per alcune persone possono significare la vera e propria perdita di senso dell'esistenza così come la intendevano prima. Ci confrontiamo con le emozioni legate alla perdita delle certezze, alla capacità di far fronte a situazioni nuove alle quali non siamo abituati, e in primis all'accettazione che, nostro malgrado, siamo costretti a intraprendere dei cambiamenti, a volte anche molto radicali, rispetto a quello che erano le nostre abitudini. Elisabeth Kubler-Ross ha suddiviso le fasi che le persone attraversano quando sanno che loro stessi oppure un loro familiare sono destinati a morire a causa di una malattia in 5 fasi. E secondo me queste 5 fasi possono essere ben trasposte nel momento attuale che stiamo vivendo, soprattutto in quelle situazioni in cui c'è una grave perdita, che non è la perdita della vita, ma è per esempio la perdita di un lavoro che si è costruito pezzettino dopo pezzettino con tanto amore, la perdita della solidità di una famiglia, poiché sappiamo che di fronte a questa situazione così particolare sono messe sotto pressione anche le famiglie, e in alcuni casi le famiglie si rompono o comunque si scardinano degli equilibri. Ci sono dei figli che vanno a vivere lontano, questa esperienza l'ho avuta anch'io, e quindi volevo condividere con voi che cosa accade in tutte queste situazioni. All'inizio c'è un rifiuto della situazione e la negazione della situazione stessa, per cui non ci si riesce ancora a confrontare con la realtà. Quando accade qualcosa che ci destabilizza fortemente, all'inizio facciamo fatica ad accettarlo e attraversiamo una fase più o meno lunga in cui cerchiamo di negare a noi stessi l'evidenza, proprio perché non abbiamo le risorse per far fronte a questa cosa. Successivamente c'è una sorta di patteggiamento che in parte è ancora una simile negazione, patteggiamento con noi stessi, che invece di renderci conto pienamente di quello che stiamo vivendo, continuiamo a raccontarci che è così per un periodo, che non sarà per sempre, che torneremo indietro. È quello che per molto tempo tutti quanti abbiamo sperato, la fase, per dire, in cui si disegnavano arcobaleni e si diceva andrà tutto bene. Poi ci sono state una serie di altre cose che si sono aggiunte dopo e si è capito che è quasi impossibile tornare alle origini. A questa fase segue una fase in cui l'emozione si prende tutto lo spazio, tutta la scena, e di solito si scatena una rabbia, anche una grande rabbia. Rabbia che ha bisogno di esprimersi in qualche modo, e se noi la reprimiamo e non la osserviamo, questa rabbia, possiamo andare incontro a dei problemi, a dei disturbi. Negli ultimi video che io ho fatto, in cui ho parlato del principio traspersonale
dei fiori di Bach, ho descritto la rabbia di Holly come una rabbia che emerge, che erutta, e ho descritto anche la rabbia invece del fiore Willow, che è una rabbia trattenuta, in cui si rimugina, e ho spiegato come questa seconda forma di rabbia può dar luogo a delle somatizzazioni, a per esempio a un mal di stomaco, all'insorgenza di una psoriasi, all'insorgenza di a lungo andare problemi anche alle articolazioni. Questo ci tenevo a dirlo perché quello che impareremo in questo video è anche che le emozioni hanno bisogno di trovare una loro via per esprimersi. Terminata questa fase di rabbia, che può essere ovviamente diversa per ciascuno e avere delle caratteristiche differenti per ognuno di noi, subentra la fase della depressione, che se vogliamo è la più difficile da attraversare, perché il dolore della perdita risuona più pesantemente ed è più intenso, ma è anche la fase in cui scatta la possibilità di concederci a questo dolore, sentirlo vibrare in ogni nostra cellula, dentro di noi, e se riusciamo a fare questo, ad attraversarlo, a concederci di viverlo sino in fondo, senza trattenere le lacrime e lo sconforto, alla fine di questo dolore ne usciremo cambiati. Saremo capaci di guardare oltre questo dolore, di lasciare il peso di questo dolore alle nostre spalle, e sentiremo il bisogno di ritrovare la pace e la speranza. Potrà avvenire soltanto attraverso l'accettazione di quello che ci è accaduto. E l'accettazione corrisponde esattamente all'ultima fase di quelle elencate da Elisabeth Kubler-Ross. Quindi l'ultima fase rappresenta l'accettazione, cioè la fase in cui ci rendiamo pienamente conto di dove ci troviamo, di quello che stiamo vivendo, del fatto che non si tratta di qualcosa di passeggero, ma si tratta di una nuova realtà che noi dobbiamo imparare ad affrontare. Perché in questo video parlo di queste fasi? Perché penso che Elisabeth Kubler-Ross ha avuto una grandissima illuminazione quando è arrivata a comprendere tutto questo e a renderci conto che non è stato semplice per nessuno e non è semplice per nessuno attraversare un periodo così. Significa anche comprendere molto di più noi stessi e comprendere ed accettare gli altri, poiché queste fasi avranno delle sfumature e una durata molto diversa a seconda di ogni persona che le attraverserà. E questo, il fatto di renderci consapevoli che queste fasi esistono e sono anzi necessarie, ci permetterà di accettare non solo quello che capita a noi, ma anche quello che sta capitando agli altri, alle persone che abbiamo intorno, alle persone con le quali ci confrontiamo. Perché in questo momento attraversare queste fasi e attraversarle con la consapevolezza che queste sono e queste rimangono, ci permette di avere la pazienza necessaria per riuscire a organizzarci e a intravedere questo nuovo e imparare a rispettare nei nostri rapporti interpersonali anche quello che stanno vivendo le altre persone, perché ognuno di noi ha una consapevolezza diversa, una diversa capacità di rispondere, e ciascuno di noi ha perso o sta perdendo qualcosa che soltanto lei o lui può quantificare. Quando stavo lavorando duramente sulle mie emozioni nel mio corso triennale di lavoro di gruppo corporeo emozionale, durante i nostri lavori mi sono sentita ripetere molto spesso dai miei insegnanti questa frase. Quando stavamo lavorando e quindi c'erano tutte le emozioni in subbuglio, passavano gli insegnanti e si avvicinavano a noi, ci guardavano e ci dicevano: ognuno per sé. E questo non era certamente un invito all'egoismo, ma semplicemente un invito all'ascolto di ciò che ogni situazione provocava dentro di noi, perché in fondo questo viaggio, ovvero la vita che stiamo vivendo, lo stiamo facendo per noi, e non possiamo metterci veramente al servizio di questo mondo e nelle condizioni di partecipare alla creazione del nuovo
senza prima esserci occupati veramente delle nostre emozioni. Questa è una tematica ricorrente nei miei video, poiché ascoltare la nostra interiorità, scendere dentro di noi, diventare consapevoli delle nostre emozioni, è qualcosa di fondamentale. E quindi dobbiamo imparare a dedicare del tempo a questo e dobbiamo farlo prima di agire, anche se di fronte alle paure generate da queste incertezze che stiamo affrontando, ci indurrebbero a mettere in atto velocemente qualcosa che serva a modificare il nostro stato, la nostra condizione, per poter evitare di sentire la paura, il disagio, la sofferenza, il dolore, la perdita, l'incertezza. E invece il primo passo è proprio quello di accettare di sentire, di arrivare in fondo a quelle cinque fasi per arrivare all'accettazione di tutto quello che stiamo vivendo, ognuno per sé. Questo non significa arrendersi, significa completare l'esperienza, portarla a termine, facendola penetrare nella coscienza più profonda e lasciare che quell'esperienza scriva una traccia dentro di noi. Tutto questo farà in modo che noi possiamo veramente comprenderla, ovvero portarla al nostro interno. Per poter fare questo, avere o sviluppare un rapporto di accettazione rispetto alle nostre emozioni negative. Dal mio punto di vista, non esistono emozioni negative, perché ogni emozione, e soprattutto quelle negative, possono mostrarci quello che fatichiamo ad accettare di noi, degli altri e del mondo. Ma non solo. Alle volte ci sono delle emozioni che coprono altre emozioni e noi non possiamo sapere cosa c'è dietro, se corriamo ai ripari, se ci mettiamo una pezza, se non accettiamo di fermarci a sentire quell'emozione, se non esprimiamo quell'emozione col corpo. Questo è il lavoro della bioenergetica, ma anche chi non pratica bioenergetica può imparare dei metodi per innanzitutto fermarsi all'interno della propria giornata e riservarsi un momento di autoascolto e quindi non soltanto un momento di contemplazione e di meditazione, che pure è molto importante, ma anche un momento in cui noi accettiamo proprio di fermarci ad ascoltare questo malessere. In questo sono molto bravi i bambini e noi dovremmo prendere esempio da loro. Per loro è qualcosa di innato. Loro sanno che le emozioni non si reprimono, ma si vivono sino in fondo. Quando un bambino è arrabbiato, trema di rabbia ed urla e butta tutto per terra e diventa rosso in viso. Ma dopo questa rabbia intensa può scoppiare a piangere sconsolato per il dolore che gli ha provocato il fatto di essere stato respinto da un altro bambino nella possibilità di partecipare a un gioco che a lui piaceva molto, per esempio. Dopo questa prima fase di rabbia, il dolore prende il sopravvento e il bimbo scoppia in un pianto inconsolabile ed è a quel punto che la mamma lo può coccolare e consolare e dopo poco tempo al bambino torna il sorriso. Se a questo bambino, il giorno dopo, capita di nuovo di incontrare quel bimbo che l'ha respinto e non l'ha fatto partecipare a quel gioco a cui lui teneva molto, difficilmente questo bambino sarà arrabbiato, proverà rancore. Proprio perché avrà vissuto intensamente le sue emozioni e non avrà dentro di sé rancore. E il giorno dopo potrà giocare tranquillamente proprio con quel bambino che lo aveva respinto. Il bimbo ha fatto due cose che noi non sempre siamo capaci di fare. Non ha giudicato quel bambino e non ha giudicato le sue emozioni, ma le ha processate correttamente e lo ha fatto da sé e per sé. In questo modo è entrato in contatto con la sua anima e tutto è stato fluido e veloce, ha metabolizzato quelle emozioni e alla fine si sono sciolte. Noi da adulti non sappiamo fare questo.
I fiori di Bach possono essere un grande aiuto, però ci possono aiutare a trasmutare le emozioni, a fare in parte questo lavoro. In questo modo le emozioni sono portate a diretto contatto con la saggezza dell'anima, quando noi ci decidiamo ad affrontarle, ad attraversarle, e possono essere elaborate velocemente. Quando questo non accade, quando rifiutiamo il nostro sentire e ci anestetizziamo, oppure utilizziamo le nostre emozioni negative per trovare il compiacimento dell'altro, o per cercare il suo nutrimento, o per sfidare l'altro, noi stiamo in realtà aprendoci alla nostra anima. Cosa accade a un'emozione non elaborata? Innanzitutto che produce un giudizio sugli altri, un giudizio su noi stessi, un giudizio che ci tornerà alla mente ogni volta che proveremo quell'emozione o che incontreremo la persona che secondo noi ci ha evocato quell'emozione, o quando saremo in un'analoga situazione, oppure affiorerà in un sintomo del corpo o sotto forma di problemi che si ripresenteranno identici nella nostra vita, poiché noi non li avremo risolti attribuendone la responsabilità, e soprattutto la responsabilità delle emozioni che hanno evocato, alla situazione generale, agli altri, a noi stessi quando ci autogiudichiamo e non accettiamo le nostre emozioni negative. Fermarci ad ascoltare le nostre emozioni può sembrare una cosa banale, che non porta da nessuna parte, una vera e propria perdita di tempo, ma noi nasciamo con un'anima e l'anima è saggia, è immortale, in essa ci sono le tracce di tutte le nostre esperienze passate, e nel momento in cui noi evitiamo il confronto con l'anima, ovvero evitiamo l'ascolto delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, rinunciamo alle risorse di saggezza contenute nella nostra anima. E quello che accade dopo è che c'è un continuo affannarsi fra mente, corpo ed emozioni alla ricerca esteriore di una soluzione ai nostri problemi. Ricerca che a un certo punto diventa ricerca di tranquillità in qualcosa di esterno. E questo è pericoloso perché ci espone al rischio di dipendenze, di qualsiasi forma di dipendenza. Accettare un lavoro che non ci aggrada è una forma di dipendenza, senza portare le nostre istanze, la nostra parte, senza dare contorni a questo lavoro, senza dire quello che noi siamo disposti a fare, senza mettere dei paletti e dire questo lavoro lo faremo per un periodo e nel frattempo lavoreremo a cercare qualcosa di diverso, perché questa cosa non fa per noi. La mancanza di capacità di processare le nostre emozioni alla lunga ci porta lontano dalla direzione che noi vogliamo prendere, che la nostra anima vuole. La trasformazione di cui io parlo, a cui tengo e che vorrei trasmettere con i contenuti di questo canale, è quella che ha come regista la vostra anima. Qualcuno tempo fa mi ha chiesto in un commento di spiegarvi come potete fare per trovare un tempo per processare le vostre emozioni e un tempo per meditare, che sono due fasi essenziali quando si decide di lavorare sulla propria interiorità. E guardate che una parte di lavoro la potete fare anche da soli. Naturalmente iniziare con una guida è sempre utile, ma dipende dal vostro livello di consapevolezza, potrebbe anche essere che cominciate da voi a confrontarvi con le vostre emozioni. Nei prossimi video di questa rubrica vedremo come si processano le emozioni e vedremo anche quali accorgimenti possiamo prendere per iniziare a ritagliarci uno spazio di auto-osservazione. Naturalmente ci vuole una forte motivazione per iniziare un lavoro di questo tipo, ma io credo che questo momento possa contenere in sé i semi di questa motivazione. Ed è proprio per questo che voglio riproporre il lavoro emotivo in questo periodo sul canale. Questo video lo concludo qui, vi mando un grande abbraccio, spero di avervi dato degli input interessanti. Ci vediamo nei prossimi dedicati alle emozioni e al modo in cui costruiamo la nostra realtà partendo dal lavoro emotivo, per continuare questo discorso. Vi mando un grande abbraccio. Ciao!